vecchio della famiglia di Vinaioli. Le pecore nere esistono in tutte le famiglie. Detto questo, la birra artigianale ha avuto finalmente, stiamo uscendo dalla fase pionieristica, stiamo iniziando a far capire al cliente, al consumatore, al venditore occasionale, come anche all'appassionato, che la birra non è figlia dell'industria, non è un succedaneo della fame, non è nata 150 anni fa con i Tironi, ma è sempre esistita. E non esiste dicotomia tra il vino, siamo noi che siamo conservatori. Io bevo vino, io bevo il buono. E come dice Maurizio Di Caino, l'abbinamento migliore è il buono col buono. Facciamo birre ormai dal 2006, e nel 2006 eravamo un quinto birrificio artigianale toscano, adesso siamo a 68, il mondo è cambiato finalmente. Finalmente, come dicevo, si inizia a capire e a pensare la birra non solo come a una bevanda per quando abbiamo sete, ma per un prodotto che si può abbinare, degustare, un prodotto che ha caratteristiche, che ha profumi, che ha storia, che ha tradizione. Insomma, un prodotto e un'eccellenza che la birra si merita, fondamentalmente. E in Italia, come in Toscana, le cose sono molto cambiate negli anni passati. Appunto, stiamo uscendo dalla fase in cui siamo pochi, carini e soprattutto iperconcentrati e assolutamente... siamo un mondo chiuso. Una volta eravamo come le Magic, che giochi a carte da 15 anni, cresci in quell'ambiente lì e sei molto convinto delle tue potenzialità. Adesso ci stiamo aprendo, finalmente abbiamo un po' più di conoscenza nel mercato, conoscenza del consumatore finale e abbiamo un po' meno pienezza di noi, siamo un mondo un po' meno chiuso. Qui abbiamo due birre che rappresentano due prodotti abbastanza conosciuti, due delle nostre birre più rappresentative, che sono appunto la Lili e la Storia. Due birre di caratterizzazione molto diverse, due birre che si prestano molto agli abbinamenti con i piatti, come direbbero i nostri amici che sono vent'anni avanti americani con la birra artigianale. Abbiamo birre food friendly, esattamente come il vino, questo si può abbinare. La Stoner è una strong golden ale, una birra che ha un residuo zuccherino alto, quindi una base dolce. Lavoriamo su tre cereali diversi, frumento, orzo e segalo, che ha una perla complessità ed ha una grande caratterizzazione dovuta agli esteri da fermentazione, quindi portogallo, estra, banana, albicocca, ananas spiccato, una nota di miele e mille fiori piuttosto spiccato. Proprio per questo si presta agli abbinamenti. Va bene con i risotti mantecati, con tanti formaggi, con piatti dolci. Io la abbino storicamente con l'Ambredotto, quindi l'Ambredotto bianco, non grasso ma intenso come sapore, si va a abbinare esattamente alla grande con quelle che sono le note fruttate di questa birra, no? Si ha un finale lievemente riequilibrativo con le sensazioni erbacee e amare dei luppoli continentali, quindi tende a lavare anche nella sensazione più pastosa e più persistente dell'Ambredotto, al tempo stesso esaltando quelle che sono le caratteristiche più naturali. Di qua abbiamo la Lilith. Lilith è una pale ale, nasce con una birra ambrata, gradazione minore, su 5 gradi e mezzo, come la precedente era basata sulla fase maltata, sulle fasi fermentative, qui andiamo sul luppolo, in particolare luppoli sia europei che americani. Quindi i luppoli europei danno note erbacee, amare, floreali ai lati della lingua, i luppoli americani conferiscono delle sensazioni molto più agrumate, da mandarino, resina, bergamotto, quindi una birra che accanto a questa fase maltata di caramello fresco ha amaro e ha una grande freschezza data appunto dal resina massale, da questi profumi caratterizzati. Questa è una birra che io abbino alle carni grasse, ai salumi. Noi in Toscana abbiamo grande tradizione di salumi salati e grande tradizione di sangiovese, che da soli sono molto buoni, ma insieme no, viene fuori il ferro, l'ematico. Eccolo quello che dovete abbinare ai salumi. Ecco quello che io abbino personalmente al più classico spicco di cinta fatto al forno, magari con un contorno di invidia radice sempre al forno, quindi una nota amara che va a richiamare quello che è l'amaro del vegetale, una nota dolce da caramello fresco appunto che si sposa con la dolcezza della carne e soprattutto un amaro floreale funzionale che va a lavare completamente il palato da quella che è la grassezza residua dello spicco, lasciando la bocca netta, pulita, pronta per un altro morso e per un altro portato. Un saluto a full. Un saluto a full, ragazzi. Ciao. Vai, perfetto.